Fratelli carissimi, di nuovo oggi entra Gesù a Cafarnao, che abbiamo visto essere la nostra casa, la nostra città, i nostri luoghi. Nei luoghi dove tu ed io ci barcamenavamo per sfangarla, per passare nella storia indenni, se possibile, perché la storia non ci ferisca, perché la nostra vita trovi un senso, un compimento. E questo significa, molte volte, fratelli, Cafarnao, questo luogo di traffici al confine con i territori pagani, il luogo dove noi spesso buttiamo la nostra vita, dove il demonio spesso ci costringe su un lettuccio, paralizzati. La paralisi è il peccato e il morbo che genera la paralisi è la menzogna del demonio. C'è nella tua vita un lettuccio sul quale stai giacendo? Io credo di sì, per me esiste la paura, molte volte, di entrare in relazione con quella persona, la paura di amare veramente, di mettersi in gioco, il terrore dell'amore, quello autentico, quello vero, quello che sentiamo così spesso gridare dentro di noi e che ci terrorizza, perché significherebbe rinunciare a noi stessi, significherebbe rinunciare ai nostri schemi, a quei criteri che ci siamo costruiti pian piano e che ci danno tanta sicurezza. Entrare in relazione con l'universo così diverso e così sconosciuto che è nostra moglie, che è nostro marito, che sono i nostri figli. La paura di dire la verità ai nostri figli, la paura di dire no, quello è un lettuccio che ci paralizza, dove siamo incapaci di fare nulla. Il lettuccio dal quale le nostre forze, la nostra intelligenza, i nostri pensieri non riescono a destarci. Hai paura, vero? Sì, io credo che tu hai paura di morire veramente per amore, di dare la tua vita, di dare la tua vita al lavoro, di dare la tua vita studiando, mettendoti lì e studiare, 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 ma non soltanto per raggiungere un obiettivo, un voto, no. Perché in quello studio c'è la fucina, c'è la scuola vera e autentica della vita, che è perdere la vita per amore, quando domani sarai sposato. E la forma di amare tua moglie e i tuoi figli è andare ogni giorno a quel lavoro al quale non vorresti andare, al quale forse vai, ma soltanto come un corpo morto, facendo il minimo indispensabile, il minimo sindacale, incapace non solo di fare tutto quello che dovresti fare, ma men che meno prendere i peccati degli altri, prendere le ingiustizie, eccetera. Siamo paralizzati sul letto dove il demonio ci ha schiacciato e ci sta schiacciando, mettendoci davanti la morte possibile di chi, non essendo Dio, pur credendo di esserlo, quando esce in mare aperto, quando una volta è uscito in mare aperto, si trova a naufragare. E il naufragio è terribile. La barca della nostra vita viene colpita dall'inganno del demonio, da questi siluri del demonio. Questa è l'astuzia del demonio che colpisce, colpisce. Perché? Perché ci colpisce con i pensieri, quelli che appaiono oggi nel Vangelo, i pensieri di questi scribi, di questi dottori, di questi farisei, e che pensavano di aver capito tutto. È come il demonio pensa di aver capito tutto, pensa di conoscere Dio, e quella conoscenza falsa di Dio che ha il demonio, cioè come di uno che voleva usurpare il suo posto, che aveva invidia di lui, Lucifero è caduto per la sua superbia, perché voleva essere meglio di Dio, voleva sostituire Dio, non gli bastava essere l'angelo più luminoso. Ebbene, questi siluri di menzogna, pilotati dai pensieri del demonio, ci prendono, ci attaccano, distruggono la prua con la quale cerchiamo di solcare la vita e colliamo a picco. E siamo lì abbarbicati in mezzo al mare con gli squali che molte volte prendono a brandelli pezzi della nostra vita, pezzi della nostra carne, i peccati terribili con i quali pensiamo e ci illudiamo di poter scappare dalla realtà, da quel naufragio che è la nostra vita senza amore, che è la nostra vita ingannata dal demonio. E come naufraghi abbiamo visioni, allucinazioni, vediamo cose che non sono. Vediamo salvezze effimere venirci accanto, ci buttiamo cercando di aggrapparci a qualche salvezza suadente, il potere, il successo, forse la pornografia, forse lo sport, non so, qualcosa, gli idoli, no? E come è successo a molti di questi naufraghi, ci buttiamo in mare e ci sbranano gli squali, perché sono effimeri gli idoli di questo mondo, non sono la nostra salvezza, non sono Dio. Ecco, forse
la tua vita oggi, forse la tua famiglia, forse il tuo lavoro, la relazione con la tua fidanzata, con quell'amico, con quella persona, con quel parente, forse a causa di una malattia, forse a causa di un imprevisto al quale non hai saputo far fronte perché ingannato dal demonio. È la vita di un naufrago. Va alla deriva, stai andando alla deriva, vero? Abbarbicato, appoggiato a un lettuccio. Bene, quel lettuccio, fratelli carissimi, è la croce. Quel lettuccio è la croce dove Cristo, prima di te, si è lasciato inchiodare. Lui ha lasciato che le menzogne del demonio arrivassero al punto di farlo naufragare. Lui si è lasciato inchiodare a quella scialuppa, a quella croce. Fateci caso, Gesù è esattamente nel punto dove caleranno il paralitico sul suo letto, sul suo lettuccio. Gesù è già lì. Gesù è già lì che ti aspetta. È già lì accanto a te naufrago nella vita. Il padre ha scoperchiato questo tetto che è il cielo e ha calato il suo figlio prima di te dove tu stai facendo naufragio. Al punto più basso, al picco più infimo dove giunge la tua vita, dove giunge la tua anima sporcata da tante menzogne, da tante concupiscenze, dalla lussuria, da tutto quello che oggi sporca il tuo cuore, il giudizio, la mormorazione, l'angustia fatta, giudizio verso Dio, verso la storia, verso le persone. Gesù è lì e quella è la Chiesa. Quella è la casa di Pietro, cioè la Chiesa, la comunità cristiana, che può accogliere tutti, perché è dove tutti già sono, con Cristo, che è il suo sposo. E che è la stessa sua carne, di cui la Chiesa è corpo, non il corpo santo di Cristo, giunge sempre prima degli uomini dove gli uomini precipitano. Questo significa ospedale da campo, che dice Papa Francesco. E vi giunge, come è giunto Cristo, come stava Cristo lì in quella casa, perché sa che tu non puoi far nulla. Eri stato ingannato, non sapevi, navigando superficialmente sulla vita, confidando della tua perizia, della tua astuzia, della tua... E invece, puffete, un siluro, due, e stai lì. Cristo sa che anche tu, naufrago, non puoi fare nulla, in mezzo all'oceano, che è la vita, con tutte le sue insidie, tu non puoi fare nulla, sei condannato a quella scialuppa. Ma è una scialuppa! Cioè, quello che tu stai vivendo oggi è una scialuppa di salvataggio, fratello caro. Dal cielo è arrivata la salvezza, che è Cristo. Si fa carne, in questi quattro uomini, in questi quattro amici, i quattro evangelisti, la parola del Vangelo, i quattro Vangeli che giungono a te ogni giorno e hanno il potere, la capacità di toglierti, di staccarti dall'anonimato della folla che si accalca, che non conosce Dio, come questi scribi. Bene, tu, per essere salvato, hai bisogno di essere scoperto, hai bisogno di essere visto, guardato. Un cuore d'amore che palpita nella Chiesa e che attraverso il Vangelo ti cala nella tua vera realtà, ti illumina. Questo significa scendere, scoperchiare il tetto, dell'orgoglio, scoperchiare il tetto che ti separa da Cristo, che ti separa dalla realtà, dalla verità. Il Vangelo ti accompagna come in un catecumenato, come in un cammino di fede, quello che la Chiesa ci offre, offre a tutti gli uomini, per scendere, scendere, scendere e incontrare là dove tu sei oggi crocifisso, là dove tu oggi sei condannato a non poter amare, a non poter essere felice, lì incontrare Cristo, che si è fatto piccolo, si è fatto peccato per te. Per questo gli scribi pensano nel cuore i pensieri del demonio, i pensieri malvagi, quest'uomo bestemmia. Come fa a dire ti sono perdonati i tuoi peccati? Lo stesso pensiero che molte volte viene a noi. Ma come? Io non ho bisogno di essere perdonato, io ho bisogno che mio marito cambi vita, che mia moglie cambi vita, che i miei figli mi obbediscano, che io ho bisogno di cose concrete. No! Perché il tuo vero male, come era quello del lebbroso, come era quello della suocera di Pietro, la febbre della suocera di Pietro, è la menzogna del demonio insinuata dentro di te che ti ha inchiodato al letto di peccato. Questo Cristo, molte volte per noi bestemmia e non gli diamo ascolto. Vorremmo altro. Vorremmo che Dio fosse quello che il demonio ci ha detto. Perché, come questi scrivi, il demonio sa bene come non dovrebbe essere Dio, come non gli piace a lui, esattamente come non piace a te. Ma no, fratelli, ascolta il Vangelo, lascia che gli apostoli, gli evangelisti, coloro che ti annunciano il Vangelo, la Chiesa, chi vuole bene, e ti dice la verità, e ti annuncia la verità anche se molte volte è scomoda, che anche se tuo marito se n'è andato, nel tuo cuore c'è un veleno che è incapace di perdonarlo, per questo sei infelice, non soltanto perché lui se n'è andato, o così con tuo figlio, o così con quella persona.
Accogli questo Vangelo, l'annuncio del Vangelo, che è la predicazione, che è capace di salvarti, che plana, che mette a rischio, va oltre la legge, gli evangelisti, la Chiesa, va sempre fino in fondo, annuncia il Vangelo nei posti più terribili, nella tua vita, nella tua anima, al tuo cuore purulento, al tuo cuore zozzo, e con amore, con tenerezza, con pazienza, ti fa calare fino alla verità, la verità sulla tua vita e la verità che sono queste parole potenti di Cristo, il Vangelo fatto carne attraverso i sacramenti, attraverso la parola stessa e nella comunione della Chiesa, nella casa di Pietro, ti sono rimessi i tuoi peccati. Bene, perché tu sappia che Dio ha il potere in terra, attraverso il suo figlio Gesù Cristo, attraverso la Chiesa, di sciogliere e legare, di perdonare i tuoi peccati, bene, alzati, cammina. Il segno che sei perdonato è che tu puoi alzarti da quel lettuccio, che tu puoi risorgere da quella morte, che la croce nella tua vita diventa gloriosa. Cristo che ti prende sul suo lettuccio può dirti che ti perdona i peccati e può dirti di alzarti e di camminare, perché quella croce, la tua croce, il tuo lettuccio è la sua croce con la quale viene a salvarti, con la quale ammara nella tua solitudine e ti riporta in patria. E tu torni a casa, alla tua casa, alla tua famiglia, alla tua vita, al tuo matrimonio, al tuo marito che ti sta facendo vedere tutti i colori, a tua moglie, ai tuoi figli, a chi sia, come un uomo riscattato, ma portando il tuo lettuccio, portando il memoriale dell'amore di Dio fatto carne nella tua vita. Non dimenticherai chi sei, non dimenticherai che sei un peccatore, che sei debolissimo, che quel lettuccio è sempre pronto a riassorbirti. Bene, quel lettuccio è glorioso, quel lettuccio è la tua scialuppa, lo potrai annunciare a tutto il mondo, la tua vita annuncerà al mondo, annuncerà a tuo marito, annuncerà a tua moglie, annuncerà a chi sta accanto a te, al tuo nemico, a chi ti fa del male, che la croce è l'unica parola vera, è la bestemmia per la ragione umana, per i greci, è la bestemmia per chi pensa religiosamente, e di Dio non sa nulla, non sa nulla, non abbiamo visto mai nulla di simile, quanta gente, quante persone, forse te, forse io, prete, catechista, quello che sia. Penso di conoscere Dio e non l'ho mai visto. Perché Dio si vede solo sulla croce, dove lui si è fatto una sola carne con te, dove lui ti sposa alla sua salvezza, al suo amore.